Con il suo portato di valori ed ideali costituisce la pagina più alta e moralmente più nobile della nostra storia. Il messaggio e l'eredità spirituale e morale della Resistenza, della lotta per la liberazione d'Italia, vivono nella nostra Costituzione. I valori in essa affermati non è sufficiente averli conseguiti una volta. Occorre raggiungerli, difenderli e consolidarli ogni giorno. Avviato da tutte quelle donne, da tutti quegli uomini, da tutti quei ragazzi come Luigi Ripamonti, qui dobbiamo gratitudine e riconoscenza, che si sono sacrificati ed hanno strenuamente lottato per l'affermazione di inaneliabili e vitali principi, che si sostanziano e si corroborano nella democrazia. Per realizzare quel sogno non esitarono a rinunciare al bene prezioso e unico della vita. Essi volevano un'Italia libera per tutti ed unita. È innegabile che tutti coloro che si ispirano al credo democratico, pur nella diversità delle convinzioni politiche, si riconoscano anche oggi nei principi resistenziali. Noi ragazzi non abbiamo vissuto personalmente la drammatica esperienza della guerra e della dittatura, e nemmeno la faticosa lotta per la liberazione da tutto questo. Ne abbiamo sentito parlare a casa, dai nostri nonni, a scuola e dai media. Anche se non siamo testimoni diretti di questo doloroso passato, capiamo quanta sofferenza abbia procurato ai nostri cari e in particolare capiamo quanto sia stata preziosa per noi la lotta contro tutto questo. Avevo 17 anni. Poi venne la notte del silenzio. In quel buio si scambiarono le vite. Incollati alle barricate, alcuni di noi morivano d'attesa. Incollati alle barricate, alcuni di noi vivevano d'attesa. Poi spuntò l'alba ed era il 25 aprile. Giuseppe Colzani. Ecco, adesso ci sarà l'intervento della signora Colombo in rappresentanza dell'AMPI, sezione di Monza e Brianza. Grazie di cuore a tutti per la partecipazione e per la che sono stati bravissimi, mi hanno commosso. La celebrazione del 25 aprile avvengono quest'anno in un clima difficile, sia per la grave crisi economica che attanaglia non solo il nostro paese, ma il mondo intero. Bulsnago e dintorni, alla sindachessa. Tu come ti chiami? Giulia. Come? Giulia. Ah, Giulia, da molto che sei sindaco dei ragazzi? Quest'anno. Ah, quest'anno. Sì. Che scuola frequenti? Terza media. Oh, sei contenta di questo ruolo? Per chi non è contento? Di diventare sindaco dei grandi, quando sarai grande anche tu, eh? No, non va consigliato, no. Lei cosa dice? Vabbè, innanzitutto è da apprezzare l'impegno che è ovviamente profondo, no? Cioè vivere questo tipo di esperienza sicuramente penso che sia molto molto importante. È una crescita nell'ottica della condivisione di valori, no? Di esperienze, mettersi a disposizione al servizio dei propri compagni di classe con l'aiuto ovviamente degli insegnanti. È sicuramente penso sia un'esperienza formativa che deve poi proseguire, tutte le diverse forme in cui può declinarsi una partecipazione sociale nell'ambito delle associazioni, nell'ambito dell'attività amministrativa. Ecco, l'importante è che abbiate questo tipo
multifinalità. Siete il futuro, il futuro, e quindi a voi va riservato questo tipo di ruolo. È pesante, però sicuramente alla fine sarà gratificante. Spendersi per i cittadini penso che sia il massimo dell'impegno, ecco. Sia veramente un valore morale altissimo. Va bene, bene. Giulia e Danilo. Scusi, e chi l'ha scritto questo brano? Il brano ha scritto la musica Mattavelli Carluccio, il maestro del coro, del coro Sant'Anna. Il testo Ezio Brugali. Ah, c'è anche un testo. Ha anche organizzato una mostra che sarà in esposizione fino al 1° maggio, una mostra strumentata per banda da Ornella Caiani. La maestra, sì. E questa è la prima volta che lo suonate. Quindi è un evento. Thank you.